I think that we can all work for human rights. I mean, we can take a stand, we can be vocal and say what we think, and just not resign ourselves to bear injustice. I think that every time we take a stand and we speak out, we are fighting for human rights. And also we have to know that we are subject of human rights, but we are also preservers of the human rights of others. So we have a double responsibility. La storia di questa donna coraggiosa ha commosso tutto il mondo per la lunghezza e la durezza della prigionia, il dolore dei figli e degli altri familiari, le notizie sempre più preoccupanti sulla sua salute che le condizioni di una detenzione nel pieno della foresta non fanno che aggravare. Inoltre, il nostro comune vuole rendere un particolare omaggio, rispettoso e ammirato, a una donna che sia prima, sia durante la dolorosa vicenda che ne ha segnato e ne segna gli anni più recenti, ha dato prova di un coraggio e di una dedizione alla causa della libertà e della giustizia assolutamente rari. Si è stato richiesto e formalmente acquisito agli atti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore staff del Consiglio Comunale su proposta del Presidente del Consiglio delibera di conferire, per le motivazioni in premessa indicate, la cittadinanza onoraria della città di Bologna a Ingrid Betancourt. Premio, è una cittadinanza onoraria, è un riconoscimento massimo che una città possa dare ad una persona, ad un personaggio come Ingrid Betancourt. Non ci speravamo così presto, non ci speravamo di poterla avere qui, invece oggi ecco, un bel sogno si è realizzato, l'abbiamo qui e stasera, oltre al conferimento della cittadinanza onoraria, la festeggeremo anche perché non si può non festeggiare un evento come questo. Tieni conto che sono 3.300 le persone che hanno risposto a questo appello, ma in un breve tempo, in un lasso brevissimo di tempo, c'è stata una risposta davvero spontanea e di massa. Che è questa? Sì, lo primo. Hola, che niente. Io sono la Devonia, come si chiama? Ahí hay una foto que son... Credo che sia una bellissima giornata. Io come consigliere comunale ho fatto diverse proposte per la città, ma questa è quella che, a cui ci tengo in modo particolare, perché Ingrid Betancourt rappresenta l'impegno per la difesa dei diritti umani, soprattutto nel continente latinoamericano, che è stato per tanti anni ostaggio non solo dalle FARC, ma di tante dittature, quale per esempio quella di Pinochet. Abbiamo raccolto 3.200 firme con dei banchetti, un comitato promosso da tre persone, c'era Roberto Morgantini del Centro Diritti della CGIL, Mattia Fontanella del Comitato delle Memorie e il sottoscritto. E allora sta a significare che è nato proprio dai cittadini bolognesi questa forte richiesta. Partecipazione a questa serata in onore di Ingrid Betancourt è innanzitutto la vicinanza umana, di solidarietà che ha suscitato in tutti noi una vicenda così, così incredibile, essere ostaggio, essere rapita per addirittura 6 anni in mezzo alla giungla in Colombia è stata un'esperienza
terrificante per lei, a cui in qualche modo attraverso l'informazione abbiamo partecipato un po' tutti. Insomma, da un'esperienza fortemente negativa è nata una catena di energia positiva che sta facendo il giro del mondo grazie alla sua forza di donna, perché il sesso forte, lo sapete, è quello femminile, e quindi ha suscitato in me una certa ammirazione, come dicevo prima, vicinanza umana, che mi ha portato a venire qui a dare il mio piccolo contributo. Il regalo più bello che ha dato alle persone che hanno ovviamente seguito la sua storia è questo grande coraggio, questa grande forza di una donna, di una madre che ha saputo fino alla fine, insomma, combattere per la propria libertà di espressione, per la propria libertà di opinione. E fino alla fine ha tenuto duro, e quindi siamo qui stasera per sostenere ovviamente anche noi i diritti umani, chi con la musica, chi con le parole, chi con il canto. Sono assolutamente molto vicina ovviamente a questa forza femminile, che credo sia una forza che in generale può cambiare veramente le cose, senza retorica può veramente cambiare in meglio. L'occasione di conoscere una donna che sicuramente è già entrata nella storia soltanto per la sua vicenda umana e politica. Io credo che una persona come Ingrid deve avere un'accoglienza ben più ridondante, altisonante e più, soltanto per, appunto, per quello che ha vissuto, per quello che rappresenta, però si sa come vanno le cose, e purtroppo questo è il paese dell'ipocrisia in toto. Io quando parlo di, mi riferivo chiaramente ai mezzi di comunicazione, sia network, radio, mezzi che televisione, mezzi di distruzione. Io credo che nel nostro paese radio e televisione hanno fatto un lavoro che non è che Chernobyl, ci vorranno 100 anni per devi rinterrare un giardino che c'è di sopra, c'è di rovi, c'è di tutto.